Bella, frate! Ma che figata è, frate? L'aereo sopra Mercadona. Mi trovo al centro commerciale Playa Mayor a Malaga. Sono le 12:10, frate. E il tempo, vabbè, fuori sta riscaldando piano piano. Allora, ce l'ho fatta ad arrivare fino a qua. Ieri ho fatto l'eroe, ho guidato dalle 10 di mattina, dalle 10 e mezza fino alle 11 di notte. Proprio il supereroe, proprio quello imbecille. Però ce l'ho fatta ad arrivare. No, volevo scendere giù. Volevo arrivare il più giù possibile, ok? Infatti mi mancano 200 km dalla mia, diciamo così, desiderata destinazione. Cioè, che viaggio stanotte? Vabbè, sono passato per le montagne. La A7 meglio, perché era vuota. C'erano le salite, ma quelle giuste, diciamo, ok? Quelle che trovi in montagna. Non era una cosa proprio esagerata. L'unica cosa che a me ieri mi ha, diciamo, cambiato la serata, ha cambiato il viaggio, è il tergicristalli. Perché ha cominciato a piovere, poi il camion, sanno che ti spruzzano l'acqua, quell'acqua è sporca, capito, no? Della strada. Olio, tutta la roba che casca per strada. Poi a un certo punto mi sono spaventato perché ho visto lavori in corso, non vedevo niente, cioè mentre guidavo non vedevo niente, cioè vedevo poco e oh, è incredibile perché siamo così bravi. Dico, interessante, no? Come l'essere umano veramente si adatta a tutto. Cioè ieri dopo un po' mi sembrava normale guidare senza il tergicristalli, cioè riuscivo a vedere dopo un po'. Non si è, probabilmente c'erano dei momenti che, specialmente quando la linea bianca non una certa. Però ce l'ho fatta ad arrivare a qua pieno di russi, la zona di Malaga, Marbella. Io sono da Fuengirola, volevo arrivare stanotte, no? A Fuengirola, ma ho visto l'aereo che atterravano così, che passavano sopra il centro commerciale, ma ha tirato sta cosa, ho visto il centro commerciale, parcheggi vuoti, ottimo per dormire, posto sicuro perché è pieno di telecamere, e mi sono fermato, vedi le telecamere? Pieno di telecamere. E poi qui c'è tanto cemento e, come ti diceva Olbia, il cemento offre io per scherzare dico, il cemento offre offre specialmente quello, ok? E le donne sono come i fiori, no? Che nascono dal cemento. Qua c'è tanto cemento, veramente veramente tanto. Ma dici, c'è veramente qualcuno che entra in autostrada a cavallo, va là, legge il cartello, dice è divieto, divieto. 3 anni fa stavo con Coccinella, ho conosciuto sto signore russo che mi parlava di Fuengirola, che si sta bene a Fuengirola, e ho visto poi sulla mappa c'è Mercadona ovviamente ovunque. Bella, la giornata è calda, fratello. Un po' d'aria fresca che non è che disturba, ci sta. Quante cose per i mercatini. Benvenuti al sud. Benvenuto a Fuengirola, frate. Questa diventerà, credo, se tutto va come deve andare, diventerà la mia palma noia. Vediamo che succede. Ho fatto riprendere la A7. No, perché c'era la strada chiusa, non è colpa di Google Maps, ok? 100 metri, Fuengirola, Los Bolisos. Strisce blu a pagamento, almeno che non trovo una cosa dove non si paga.
E me vuoi? Vabbè, è brutto. Cioè, sono palazzi, palazzi, bar, ristoranti, bar, ristoranti, bar, ristoranti, lungomare. Se paga perché, vedi, ci sono... Ci sono las controlloras. No, tutte strisce blu. Blu, 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 blu. È figo però, dai. Aspetta, 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 qua sembra gratis. Sembra parcheggio gratuito. Allora, l'acqua non è male per far nuotare Singhina. Mi faccio un bagno pure io. Però non rimango qua. Non penso, non penso. Frescura invernale, per non dire gelata. Vieni qua, Singhi, passiamo una fotina, dai, vieni, pote. La pallina, pote. Dove va, Singhi? Ci sta, posto comodo questo, vedi? Lo sapevo, è posto comodo. Perfetto per far nuotare lei, c'è la doccia, però non so, non so, sono sempre indeciso. Te devo cercare ogni volta, dai. Se va a mettere in mezzo ai tavoli, poi sparisce. È vecchio, non vede molto bene, comunque non ci sente. Neanche. Senti, no stress, io metto qua e mi prendo un po' di sole. Sto lettino non so di chi è. Vivo! Vieni qua! Il campione sta là. Brutto? Eh? Dov'è brutto tese? Oh, ci sta, no? Sì, faranno tipo 20 gradi o qualcosa. Solo la sera fredda, fredda una cifra. Durante il giorno, vedi, se c'è il sole. Vabbè, oggi è proprio un regalone proprio. Oggi è un gran regalone. Ho un problema col camper, sempre problemi col camper. Però in compenso c'ho questo. Non puoi avere tutto. Che vuoi fare? A zorne, frate, sono le 5 e un quarto. Vabbè, dopo un po' di giretti il parcheggio l'ho trovato, ma te lo faccio vedere. È un, credo, dead spot si chiama, sai? Perché non c'è una striscia, non c'è niente, almeno penso. Devo fare una cosa su internet e utilizzo McDonald's perché è una cosa dei 7 giga. Devo scaricare il nuovo sistema operativo del Macintosh, il Mojave, là come si chiama. E poi mi avvio verso Tarifa, questa è l'idea. Non rimango qua. Ma tutto potrebbe cambiare. Che mannaggia a me, cambio sempre idea.